Amici di Onda Libera, siamo nella Mediateca di Fano. Allora, la Mediateca si pone come obiettivo di creare situazioni di formazione per i cittadini, per il territorio. Con noi c'è appunto la dottoressa Valeria Paterniani, che è la direttrice sia della Memo che della biblioteca, e Francesca Vitale. Allora, Valeria ci parlerà appunto degli obiettivi che si prefigge la Mediateca, e invece Francesca parlerà dell'iniziativa che si terrà oggi, e in particolar modo oggi l'incontro sarà dedicato alla comunicazione e ai social e ai social media. Allora, Valeria, dici allora, in che ambito si pone l'iniziativa di oggi? Allora, la Mediateca, insomma, è attiva su tanti fronti, diciamo, serve i cittadini in tanti ambiti, che sono quelli che riguardano soprattutto la promozione della lettura, la promozione dell'informazione, della corretta informazione, e anche da qualche tempo si è inserita con una proposta che riguarda la formazione continua dei cittadini. Abbiamo bisogno di imparare sempre, per tutta la vita. La scuola per molto tempo assolve a questo compito importante, ma subito dopo la scuola, subito dopo l'università, i cittadini, insomma, si devono muovere in un ambiente che non pensa sempre, come dire, di sostenere questo bisogno formativo dei cittadini. Le biblioteche pubbliche lo fanno, questa è una delle attività che fanno, lo fanno attraverso le loro collezioni, perché ci sono libri di tutti gli ambiti disciplinari proprio per sostenere questi bisogni informativi e formativi dei cittadini, e perché i cittadini e le persone si autoformano, si dovrebbero autoformare per tutta la vita. Questo però, come dire, era un ambito che per noi è diventato sempre più importante, anche perché stiamo partecipando ad un progetto europeo sul lifelong learning, e abbiamo deciso di sviluppare di più queste occasioni. E come abbiamo fatto? Lo abbiamo fatto intercettando alcuni cittadini che o per professione o per passione avevano o stanno approfondendo degli ambiti disciplinari che hanno voglia di condividere con gli altri concittadini, con le altre persone della città di Fano. Per questo abbiamo sviluppato un programma che è abbastanza, insomma, articolato, magari non completo su tutti gli ambiti disciplinari, ma insomma è interessante, perché vediamo che i nostri utenti e le persone le stanno gradendo. Nel caso appunto di In due parole, in realtà l'incontro è stato particolarmente felice, perché la Mediateca Montanari si occupa da sempre di alfabetizzazione digitale, di alfabetizzazione informativa, di alfabetizzazione informatica. Ormai tutti ci muoviamo sui social, ormai tutti ci muoviamo nell'ambito del web, e non è una cosa facile, non è una cosa scontata. Quindi condividendo, diciamo, questo progetto insieme, con In due parole ci siamo trovati proprio in questo ambito, ecco. Okay, bene. Allora, In due parole è formato non solo da Francesca Vitale, ma anche da Cristian Tava. Soprattutto Cristian Tava, che oggi non c'è. Che oggi non c'è perché è impegnato altrove. Sì, oggi Cristian aveva una docenza a Milano e quindi ci sono io a sostituirlo. Okay. Allora, Francesca, parlaci un po' del tuo ambito, diciamo, no? I social media, cioè voi già è un pezzo che fate questi incontri, già questo credo che sia il quinto. Sì, questo è il quinto incontro, quindici incontri. E oggi si parlerà di Pinterest. Oggi parliamo di Pinterest, allora, che è bellissimo e consiglio a tutti di provarlo come social. Quindi, allora, spiegaci come funziona, come è organizzato il tuo corso, diciamo. Abbiamo notato, proprio perché lavoriamo in questo settore, che quasi tutte le persone usano i social. Pochi ne conoscono l'entità, e soprattutto il 90% delle persone che usano i social non lo usano bene, perché i social non si usa solo per motivi personali, si usa anche per cultura e soprattutto per lavoro. E quindi abbiamo realizzato, grazie alla Mediateca, un percorso che permettesse di conoscere tutti i social più importanti, capire il loro funzionamento e capire la loro potenzialità, proprio sia a livello di discorso personale,
professionale e soprattutto culturale, e dopodiché dare anche quelle informazioni che possono servire ai giovani e soprattutto ai meno giovani, perché nel nostro gruppo di appassionati ci sono persone ben sopra i 60 anni, che bisogna trovare la maniera migliore per poter realizzare delle foto e dei video e degli audio adatti proprio per i social. E, ci sono alcuni incontri particolare a cui teniamo moltissimo, per esempio quello rivolto ai genitori, proprio per imparare l'utilizzo di tutti i social e non pensare che esiste soltanto Facebook. E perché per i genitori? Perché i genitori insegnano ai figli, loro stessi devono imparare a usarlo bene e devono trasmettere ai figli le informazioni di base per poterlo usare al meglio. Non è semplicemente non mettersi nei guai, ma è proprio come trarre il maggior beneficio possibile dall'utilizzo dei social. Un altro incontro molto interessante è quello su YouTube, perché il mondo del lavoro si sta rivolgendo sempre di più ai video. Quando sarà questo su YouTube? L'incontro su YouTube sarà il 13 marzo, il prossimo incontro invece, il 20 di febbraio, sarà proprio sulle strategie del lavoro unite ai social. Quindi lo consideriamo un incontro veramente di fuoco. Ecco, come stanno andando questi incontri? Già ormai siamo al quinto incontro, per cui diciamo, possiamo già dire qualcosa sul target, sul pubblico che sta seguendo questa iniziativa. Certamente, gli incontri dal nostro punto di vista stanno andando molto bene, ma mi sembra che anche la biblioteca sia soddisfatta. Tanto è vero che dopo il primo incontro abbiamo costretto la biblioteca a aumentare il numero di partecipanti, proprio perché c'era tantissima richiesta. E sono tutte persone molto interessate, ognuna con un proprio vissuto lavorativo, quindi con interessi differenziati. La cosa più bella che abbiamo cercato di realizzare, proprio per tenere forte questo nucleo di persone, che non sono sempre le stesse per ogni tipo di incontro, perché hanno scelto ovviamente quelli che erano più inerenti ai loro interessi, è quello di aver creato un gruppo Facebook proprio per questo evento, sul quale le persone si stanno confrontando e dove possono anche riguardare le slide di ogni lezione che stiamo tenendo. Il corso sarà gratuito? È gratuito? Anzi. Il corso è completamente gratuito ed sì. È, come dire, era già una proposta che ci aveva fatto In Due Parole, quindi non è una condizione che noi abbiamo posto, però effettivamente è anche la condizione che chiediamo a tutti i nostri collaboratori, anzi i nostri, diciamo, affezionati sostenitori, ecco perché poi In Due Parole è a tutti gli effetti costituito da due persone che frequenta anche tantissimo la Mediateca Montanari, per questo io credo che abbiano da subito capito e colto lo spirito, in realtà ci aiutano a sostenerci, anche se, come dire, con una formula molto molto leggera, perché grazie all'Associazione Amici delle Biblioteche ai partecipanti a questi corsi viene chiesto una piccolissima donazione di 5 euro che poi l'Associazione dona per sostenere alcune attività della Mediateca Montanari. Posso dire ad esempio che con alcuni fondi che sono stati raccolti in questi ultimi mesi, ad esempio a fine marzo ospiteremo, e l'Associazione Amici delle Biblioteche pagherà il vitto e l'alloggio ad un autore francese che è molto apprezzato dai ragazzi, e avremo qui anche quindi, grazie al sostegno che In Due Parole, gli utenti, i frequentatori e gli amici delle biblioteche ci possono restituire. Non lo restituiscono a noi, io parlo a un noi che non è un plurale maestatis, ma il mio noi, siamo noi città di Fano, noi cittadini e cittadine che frequentano la Memo adesso, ma che frequenteranno, speriamo, poi la Memo anche dopo. Ecco. Infatti ogni iniziativa che viene fatta qui in Memo trovo che sia meravigliosa, proprio perché unisce nella bellezza dell'iniziativa, nell'utilità verso gli utenti della Mediateca che frequentano ogni iniziativa, il vantaggio poi di avere un secondo tornaconto positivo per la cittadinanza, che è proprio quello di poter permettere agli amici delle biblioteche di fare qualcos'altro di buono. Esatto.
Speriamo, comunque, sì. Per adesso. Possiamo dire che la Memo è diventato un catalizzatore di cultura per Fano, perché insomma. Sì, uno dei sicuramente. Dei principali, diciamo. Quello, diciamo, quello più democratico, insomma, potenzialmente più democratico, sì. Perché. Come dire, come sua missione si rivolge veramente a tutti insomma, a tutte le fasce d'età, a tutte le fasce della popolazione, quindi speriamo che piano piano i cittadini, anche quelli che ancora non sono mai entrati, vengano e usino questi servizi. Vogliamo ricordare una delle le principali prossime tappe oppure... Ah sì, una carrellata veloce delle prossime tappe. Il 20 febbraio parliamo di strategia social per attività commerciali, il 27 febbraio su Google Plus, che molti ignorano ma è fondamentale per le ricerche, il 6 marzo Google Suite, il 13 marzo YouTube, il 20 marzo strategia social media per i genitori, il 27 marzo parliamo di podcast, cioè i canali che servono per comunicare per l'audio, il 3 aprile di blog, il 10 aprile fare foto per i social, il 17 aprile creare video per i social e l'ultimo venerdì 27 aprile idee per trovare lavoro sul web. E sono già tutti completi oppure possono ancora? No, possiamo. C'è qualche posto ancora. Perfetto, quindi allora affrettatevi a iscrivervi a questo corso. E puoi dare un indirizzo dove si possono. Tutto sul sito della Mediateca Montanari, www.sistemabibliotecariofano.it, c'è tutto il programma e ci sono i numeri di riferimento per poter prenotare. Comunque il numero della Mediateca Montanari è 0721 887 833, ci trovate negli orari di apertura e prendiamo molto volentieri le nuove prenotazioni. Perfetto, poi ci sarà sicuramente un evento su Facebook, immagino. C'è l'evento su Facebook. Sì, sempre. Su Facebook c'è tutto. Sì. Perfetto. Grazie. 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 Amici di Onda Libera, un saluto. Grazie.